oggi, nell'ultima giornata del Forum PA, c'è stato un interessantissimo convegno sullo smart working nella pubblica amministrazione come leva di innovazione, un convegno che è in qualche modo stato organizzato a qualche giorno dall'annuncio di una grande regione che è l'Emilia-Romagna, che da giugno ad esempio adotterà soluzioni di lavoro agile che coinvolgeranno a tappe circa 4.000 persone. E quindi si tratta, diciamo, di un progetto corposo di un certo rilievo che in qualche modo poi ci potrà dare conto anche di come funziona questo nuovo modello organizzativo. Secondo gli ultimi numeri rilasciati da FPA nel convegno inaugurale, oggi nella pubblica amministrazione operano circa 4.000 dipendenti in modalità agile, sono passate lo smart working poco più del 4% degli enti, però più del 40% è interessato ad adottare questo tipo di nuova organizzazione. Di questa rivoluzione ne parliamo con Monica Parrella, dirigente generale del Dipartimento per le Pari Opportunità, Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, e poi ci raggiungeranno Alessandra Zinno di ACI e Luca Dassier di TIM. Alla dottoressa Parrella chiedo cosa sta facendo il Dipartimento per le Pari Opportunità per spingere la diffusione dello smart working, e da donna le chiedo come si può evitare la trappola del lavoro a domicilio. Non vorrei che si rischiasse che lo smart working diventasse una specie di, come dire, galera per le donne. Prego, dottoressa Parrella. Partiamo subito dalle iniziative del Dipartimento Pari Opportunità. Sono alcuni anni ci stiamo interrogando sull'opportunità di un modello organizzativo diverso per la pubblica amministrazione, un modello più fondato sui risultati e meno sulla presenza. Questo perché le assenze, che sono prevalentemente femminili nelle organizzazioni e anche nelle pubbliche amministrazioni, determinano una sottile, diciamo, diffidenza nei confronti delle donne, e comunque, diciamo, la mancata presenza determina per le donne anche dei decrementi del loro stipendio e anche in prospettiva del loro futuro pensionistico, quindi, diciamo, di una minore possibilità di avere reddito quando saranno in pensione. Occorre quindi che il mondo del lavoro cambi, e c'è parso lo smart working l'occasione giusta perché le donne possano ridurre la propria propensione a prendere permessi, prendere congedi e anche part time, e provare a conciliare anche meglio la propria attività lavorativa col proprio lavoro utilizzando modalità innovative, modalità che prima, diciamo, di un avvento tecnologico così spinto anche nella pubblica amministrazione erano impensabili già qualche anno fa quando si parlava di telelavoro. Qui stiamo parlando di qualcosa di diverso, della possibilità cioè di avere una flessibilità nello spazio e nel tempo che consente di lavorare, di avere lo stesso stipendio, quindi non di rinunciare a stipendio, ma portare risultati, quindi una cultura del risultato contro una cultura semplicemente dell'orario di lavoro. Questo è un po' il cambiamento epocale che attraverso lo smart working noi speriamo che possa avvenire nella pubblica amministrazione, in questo modo, come dire, favorire quelli che risultati li portano, e tra questi uomini e donne. Il fatto che le donne vadano in maternità, prendono i congedi e prendono i part time invece li pregiudica, e quindi noi speriamo, ci auguriamo, i primi dati ci confortano in questo senso, che si possa sostituire almeno in parte il congedo con un'attività svolta in maniera più flessibile, e in questo modo modificare anche il modo in cui viene percepita l'attività lavorativa nel lavoro pubblico. Quanto alla trappola del lavoro a domicilio, è molto interessante la sua domanda, ed effettivamente chi è già avanti sullo smart working se la sta ponendo, in particolare in Inghilterra hanno fatto degli studi molto interessanti su, come dire, gli effetti dello smart working sugli uomini e sulle donne, le differenze che ci sono. Effettivamente gli uomini utilizzano lo smart working non soltanto per occuparsi della casa, la cura e diciamo i familiari, ma anche molto per se stessi. È una sfida culturale anche questo, no? Noi donne magari quando siamo a casa anche a lavorare comunque abbiamo 100 idee di quello che dovremmo fare nella nostra vita, come dire, di famiglia. Bisogna, come dire, il processo dello smart working è solo all'inizio, occorre autodisciplinarsi rispetto al lavoro, ma anche cogliere l'opportunità di tempo libero, di impegno del sociale che lo smart working libera.
e quindi fa star bene, mentre invece quello che rilevano purtroppo le ricerche inglesi è che in un qualche percentuale le donne subiscono più stress nelle giornate di smart working, complessivamente sono più soddisfatte, ma nella giornata di smart working il fatto di dover mettere insieme lavoro e tante altre cose che gli frullano nel cervello possono dare luogo a maggiore stress. Ecco, su questo secondo me bisogna lavorare, probabilmente bisognerà immaginare anche una formazione che tenga conto di questo, cercando di spiegare alle donne quali sono i rischi legati a questo sovraccarico delle giornate di smart working. Questa è una frontiera ulteriore, ecco. Naturalmente non siamo ancora in questa fase, nel nostro paese siamo contenti che i paesi che hanno sviluppato anche una maggiore diffusione del fenomeno cominciano a porsi il problema del fatto che se il benessere si accresce, però nelle singole giornate bisogna evitare che ci sia uno stress magari anche di dipendenza dal mezzo tecnologico, no? Si parla anche molto di diritto alla disconnessione, allora un altro dei rischi di cui bisogna parlare e bisogna formare le persone è quello che rimangano troppo collegati, e mentre invece, come dire, bisogna portare risultato ma senza eccedere. L'eccesso di zelo, io lo dico ai miei collaboratori, è uno dei rischi del lavoro che poi crea più danni che cose positive. Bisogna preservarsi, portare il risultato, migliorare anche i risultati precedenti. Il Politecnico di Milano ci dice che ci sono importanti risultati in termini di produttività, ma questo non deve andare a scapito del proprio benessere fisico e soprattutto intellettuale. Grazie dottoressa Parrella, ha sottolineato due aspetti a mio avviso importanti, che sono quello dell'impegno culturale per far entrare nella testa delle persone lo smart working e il fatto che a questo forse si deve associare anche un po' una riforma del welfare, nel senso per evitare forse, lo dico così da osservatrice ovviamente, non da studiosa, per evitare la trappola del lavoro a domicilio per le donne forse bisognerebbe anche investire di più in asili nido, in assistenza alle famiglie, quindi dico che, e me lo dico sempre con Mariano quando facciamo le nostre lunghe interviste telefoniche su questi temi, che lo smart working è un progetto sistemico perché diciamo tocca il comparto sensibile che è il welfare, tocca anche il comparto sensibile ad esempio dell'ambiente e dello sviluppo intelligente delle città. E io a Mariano vorrei chiedere più precisamente qual è il valore aggiunto dello smart working nella pubblica amministrazione. Grazie Federica. Allora, io credo che ci sia prima di tutto da chiarire che lo smart working va bene al di là del lavoro a distanza, del lavoro da casa, quindi la reale portata dello smart working si capisce solo se lo si coglie nella sua essenza, che dà una capacità di trasformazione culturale importantissima. Lo smart working vuol dire il lavoro da remoto è una delle leve che serve ad abilitarlo, ma nell'essenza lo smart working è un modello manageriale, cioè un cambio culturale che vede, che comporta il fatto di dare fiducia al lavoratore che risponde del, come diceva bene Monica, risponde di quelli che sono i risultati e quindi non viene più misurato in termini rigidi di orari e non ha dei vincoli di luogo di lavoro. Allora, per costruire lo smart working, quindi sicuramente andare a rivedere le regole e consentire anche una scelta responsabile del luogo di lavoro è importante, ma sono altrettanto importanti le flessibilità di orario, la capacità di usare strumenti digitali, che è un driver importante, il modo in cui si ridefinisce il layout dei posti di lavoro e soprattutto la leva sostanziale, il modello manageriale, cioè qual è il modello di ingaggio della persona nel suo orientamento ai risultati, nel suo impegno a sviluppare i propri talenti. Ecco, allora, se lo vediamo in senso ampio, lo smart working in tutte le sue componenti, così come in realtà lo stiamo vedendo e cercando di diffondere nel mondo privato, ne vediamo il grandissimo potenziale che c'è all'interno della pubblica amministrazione. Mi limito ad alcuni dati di semplice confronto. Allora, pensa Federica che l'efficientamento dei costi legato al miglior uso degli spazi che si ottiene con lo smart working va tra il 30 e il 50%
di efficientamento sui costi degli spazi. Proiettato, abbiamo fatto una stima abbastanza prudente di quello che potrebbe voler dire per la pubblica amministrazione, potrebbe voler dire una riduzione di costi che varrebbe per il nostro paese da 1 a 4 miliardi a seconda del livello di adozione. Quindi parliamo di un efficientamento importante anche dei costi, e sono risorse che si potrebbero reinvestire in digitalizzazione, in welfare, in miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La produttività. Abbiamo dati nel settore privato che ci dicono che si può aumentare la produttività tra il 15 e il 20%. Questo nella pubblica amministrazione conta tantissimo, perché noi ci stiamo avviando a un periodo in cui i lavoratori della pubblica amministrazione saranno assolutamente in numero insufficiente a reggere quello che sarà l'aumento della domanda. Quindi aumentare la produttività sarà un tema importantissimo. Quindi non possiamo non cogliere questa opportunità. Ma ancora, lo smart working restituisce orgoglio professionale, migliora la vita professionale, l'efficacia, e quindi dà più attrattività per i talenti. Allora, se vogliamo costruire una pubblica amministrazione che sia in grado di attrarre e poi mantenere quelli che sono i migliori talenti, e ne abbiamo profondamente bisogno, dobbiamo far sì che la pubblica amministrazione non rimanga fuori da questo grande cambiamento. Tutto il grande sforzo che è stato fatto, e che non dobbiamo perdere in questi anni, di fare una riforma della pubblica amministrazione, ad esempio di introdurre criteri di merito, di misura dei risultati, trovano nello smart working una leva possibile, cioè qualcosa che serve al di là dei principi a rendere davvero possibile, a dare più leve a chi nella pubblica amministrazione vuole cambiare il modello organizzativo. E poi lo smart working crea, e lo abbiamo misurato, una propensione al cambiamento, cioè lo smart working nell'essenza ti responsabilizza sui risultati e ti dà possibilità di andare oltre le prescrizioni per usare il pensiero critico e cercare di innovare, no? Di pensare come puoi fare meglio un certo lavoro, pensando sempre all'obiettivo, che nella pubblica amministrazione è il servizio al cittadino. Allora, introdurre questa imprenditorialità positiva, questo impegno al cambiamento e orientamento al cliente, è qualcosa che può creare davvero una nuova energia, stimolare una nuova energia nel settore pubblico, che è di per sé il settore più adatto che esista, perché è un settore in cui di per sé c'è un senso di missione forte, cioè quando si lavora nel settore pubblico si lavora per il bene comune. Allora, questo può diventare carica di entusiasmo, di impegno, e quindi facendo stare meglio le persone poi otteniamo servizi migliori per tutti i cittadini. Quindi lo smart working è qualcosa che trasforma il dipendente pubblico che sta dietro uno sportello nel civil servant, che è, diciamo, la grande sfida, no, della pubblica amministrazione. Proprio questo, proprio questo. Io volevo chiedere alla dottoressa Parrella che aria tira nella pubblica amministrazione, cioè i dipendenti pubblici come si pongono rispetto a questo cambiamento, a questa trasformazione? Parlare negli anni dei grandi cambiamenti nell'atteggiamento dei dipendenti pubblici, c'era ovviamente un problema di comprendere lo strumento e quindi sapere esattamente quali erano le differenze con il tenere lavoro, anche con la paura dell'isolamento, cioè la paura di lavorare appunto da casa o comunque non più in sede, e quindi perdere il contatto con i colleghi, con i superiori, i contatti con l'ufficio. In realtà piano piano si è compreso come smart working non significhi lavorare da casa, non significhi perdere i contatti, quindi naturalmente non c'è il rischio di un isolamento, e quindi mano a mano l'entusiasmo è cresciuto, se posso dire, a distanza di 3 anni da quando abbiamo cominciato con i primi progetti sullo smart working. Abbiamo cominciato con la programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, poi stiamo proseguendo adesso con un progetto molto importante sui fondi strutturali 2014-2020. La differenza è che adesso se incontri i dipendenti delle amministrazioni che stanno per introdurre lo smart working ti chiedono: ma quando cominciamo? Prima vogliono cominciare subito, vogliono cominciare
tutti, e chi l'ha sperimentato normalmente consiglia al collega di utilizzare questa modalità. Porta questo tipo di atteggiamento entusiasta anche alcuni rischi, perché naturalmente il tema della responsabilità del dipendente, dell'autodisciplina del dipendente nello svolgimento di questa attività che deve portare risultati, chiaramente ti può portare anche a sottovalutare, come dire, la necessità di un'auto-organizzazione che ti consenta di portare il risultato. Quindi probabilmente è fatta almeno in prima istanza questa nuova modalità organizzativa per chi ha già una buona capacità di auto-organizzazione, dico in prima battuta, perché in realtà dovrebbe essere il dirigente a orientare il dipendente in questa nuova organizzazione del lavoro, e quindi non è detto che anche chi magari in una prima fase non riesca a entrare nel processo o abbia difficoltà a ragionare nell'ottica del risultato, perché si tratta proprio di un cambiamento culturale, non possa farlo poi aiutato dai colleghi. Quindi inizia un processo che è un processo da un lato di network anche all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi di autoaiuto, di comunità di autoaiuto, necessità soprattutto di sensibilizzare la dirigenza sulla grande opportunità manageriale che la dirigenza ha nel privato come nel pubblico di utilizzare questa leva organizzativa per avere risultati dalla propria struttura neanche immaginati. È quello che sta succedendo a me, guardi, perché io sono una smart workers, ho 3 persone nella mia struttura nello smart working, personalmente ho sopravvalutato la mia capacità di fare tante cose nel smart working, avevo fatto un progetto individuale molto ampio, l'ho dovuto ridimensionare ma calibrare rispetto poi alle necessità di coordinamento dell'ufficio, quindi diciamo nessuno nasce, come si dice, imparato, bisogna sperimentare, e i miei dipendenti, oltre ad essere molto contenti, hanno dato un riscontro, la sottoscritta, in termini di attività, di qualità del lavoro, oltre che di quantità, molto soddisfacente. Quindi posso dire, diciamo, personalmente come dipendente della Presidenza del Consiglio, dirigente che dirige un ufficio di smart workers, che ci sono risultati estremamente positivi e il clima dell'ufficio è migliorato. È migliorato anche se ovviamente ho tante persone che non lo fanno, quindi vorrebbero anche loro entrare nella sperimentazione, lo faranno senz'altro, perché la Presidenza del Consiglio ha cominciato con 50 persone, ma a breve avrà più di 400 persone che rappresentano il 10% del personale della Presidenza del Consiglio di smart working, quindi è un processo in cui siamo pienamente dentro come amministrazione e pienamente dentro anche per l'accompagnamento alle altre pubbliche amministrazioni su questi temi. Grazie dottoressa Parrella, è interessante il fatto che i dipendenti pubblici, i lavoratori in generale, possono intervenire sulle loro attività, sul loro modo di organizzare il lavoro, e si supera un po' anche l'impostazione fordista che ha caratterizzato anche la pubblica amministrazione e non solo il mondo dell'industria. Rimanendo invece nel settore privato, TIM come sta affrontando? TIM è una grande azienda, ha 50.000 dipendenti, quindi insomma probabilmente ha le stesse criticità per alcuni punti di vista che ha la pubblica amministrazione. Come vi state organizzando? Ne parliamo con Lucio Dassier di TIM. Allora, il progetto dello smart working in Telecom Italia nacque nel 2015 come concept. Se abbiamo un pilota nel 2016 che coinvolse 9.000 persone all'inizio, dislocate su 5 sedi. Fu importante partire, e poi lo vedremo magari, no? Con una progressività, quindi con dei pilota attraverso i quali verificare la readiness degli impiegati sia di tutta la struttura. Successivamente, quando entrò in vigore tra l'altro la legge specifica del lavoro agile, partì il progetto effettivo, quindi siamo a marzo 2017, e con un'estensione di quello che era un pilota a tutta l'azienda, e quindi si estese quello che fu il bacino, e si aggiunse anche un aspetto importante anche per la specificità di TIM e la voglia di cambiamento e di digitalizzazione al suo interno, inserendo anche dei percorsi formativi specifici per tutto il personale coinvolto. L'obiettivo ovviamente era quello di ed è quello di bilanciare un'aspettativa di crescita della produttività con un bilanciamento di quello che è l'equilibrio tra lavoro e vita personale. E riguardo questo occorre dire che il progetto è, come si suol dire, un perpetual beta, nel senso che è in continuo divenire in ragione del fatto che gli strumenti vanno continuamente adeguati,
del fatto che l'organizzazione all'interno dell'azienda, soprattutto in quelle più strutturate, chiaramente cambia nel tempo per adeguarsi a quelli che sono i contesti di mercato, e nell'andare a definire ed affinare cammin facendo quelli che sono i KPI di controllo dei risultati. Altro fattore importante su cui che ho accennato prima, ma che mi preme cogliere, è la necessità di avere un continuo ascolto della struttura proprio per affinare tutti quei parametri a cui ho fatto riferimento. Ascolto, quindi con delle survey sia fatto a chi è direttamente coinvolto, sia anche ai quadri, ai dirigenti che in qualche maniera devono committare, devono sostenere questo progetto. Abbiamo sviluppato degli strumenti specifici di gestione, perché con una popolazione così vasta di personale impiegato è chiaro che va automatizzata, no? Sia il booking di quelle che sono diciamo le sedi. Ricordo che in Telecom attualmente sono 130 le sedi che sono coinvolte nello smart working come hub su cui consentire al vario personale di o prendere una sede satellite per sviluppare il proprio ruolo, oppure attraverso la postazione a casa. Devo dire che personalmente i passi finora fatti sono di estrema soddisfazione, sia per quanto riguarda i risultati interni all'azienda, in termini anche di adeguamento organizzativo, sia perché il processo ha messo in moto una maggiore responsabilizzazione riguardo agli strumenti e ha portato un indotto importante, che è quella di far proprio in ciascun dipendente quelli che sono gli elementi formativi riguardo alla digitalizzazione. Quindi come effetto è stato anche quello di un change management, no? All'interno dell'azienda, un po' a tutti i livelli. Grazie a Lucio Dassì. Volevo chiedere a Mariano, dal suo osservatorio privilegiato, che è appunto l'osservatorio smart working del Politecnico di Milano, che idea ti sei fatto? Cioè, la pubblica amministrazione italiana è veramente pronta alla svolta, e quali sono gli strumenti per accelerare il cambiamento? Allora, difficile da darti questa risposta. Ti ribalterei un po' la domanda, cioè proprio perché la pubblica amministrazione ha un grande ritardo in termini soprattutto di management, possibilità di gestire le persone, quindi anche qualità da questo punto di vista manageriale, ma non per colpa delle persone, ma per colpa dei fattori strutturali. Io ti direi che più che chiedersi se è pronta, dovremmo dirci ma quanto è urgente iniziare. Perché vedi, lo smart working costituisce un insieme di principi e costituisce un percorso, un viaggio, che è tanto più urgente intraprendere quanto più lontani si è da una prospettiva di pieno empowerment e responsabilizzazione dei lavoratori. Quindi posso dirti questo: c'è una grande attesa da parte dei lavoratori. Quello che diceva Monica Parrella è vero, no? Cioè, ci sono proprio i lavoratori che vengono da noi chiedendoci aiuto per stimolare le loro amministrazioni a partire. C'è una grande attesa e una grande preparazione rispetto a quanto avveniva in passato degli organi sindacali, dei CUG, che dopo un primo momento di diffidenza hanno approfondito, hanno capito, hanno misurato e oggi rappresentano i migliori alleati di questo percorso. Quindi c'è una grandissima spinta, una grandissima voglia di farlo, di provarci. Quelle che sono le barriere, e quindi quello che da questo punto di vista tira un po' il freno, sono in primo luogo il livello di digitalizzazione di processi, postazioni di lavoro, cioè in molte amministrazioni abbiamo ancora processi che sono fortemente cartacei, sistemi che difficilmente riescono a avere una performance da remoto accettabile,
Modelli di servizio che sono scarsamente multicanale, quindi che costringono alla prossimità. Questi sono elementi che ovviamente depotenziano almeno una parte dello smart working, cioè quello legato alla flessibilità di luogo, alla possibilità di lavorare da remoto. E quindi da questo punto di vista questi sono ostacoli che occorre superare. Vale un po' però quello che dicevo prima, cioè proprio perché ci sono questi ritardi, questi fattori strutturali, lo smart working può essere l'occasione di, come dire, ad esempio abbiamo visto che lo smart working è un poderoso driver di crescita delle competenze digitali, cioè delle capacità delle persone di usare strumenti che magari si rifiutano di utilizzare quando imposti all'interno della loro organizzazione, ma se sono proposti a fronte di un'opportunità di flessibilità, loro imparano ad utilizzarli, quindi è un grande driver di bisogno. Quindi da questo punto di vista c'è da investire, c'è da creare delle condizioni. Attenzione, queste sono condizioni il cui effetto poi è buono in sé, cioè non è che noi adesso dobbiamo digitalizzare i processi per fare smart working. La digitalizzazione dei processi ha poi in sé un grandissimo beneficio. Lo smart working può costituire un driver. L'altro elemento, e mi rifaccio un po' a quanto diceva Monica, ma anche a quanto dicevo nel primo intervento, l'altro elemento di ostacolo è la cultura manageriale. Cioè la cultura manageriale all'interno, la cultura del risultato, la cultura del prendersi un rischio, la cultura del valutare in base al merito, del dare feedback che c'è all'interno del settore pubblico è bassa. È bassa perché anche le ottime intuizioni della riforma della pubblica amministrazione, della riforma della dirigenza, oggi sono degli auspici, ma in molti casi non trovano poi nei fatti una possibilità di essere scaricati a terra. Quindi questo sicuramente oggi è quello che fa aver paura dello smart working, però fammi dire, se si inizia con criterio, con calma, può essere in realtà una grande opportunità proprio di rendere questi principi reali. Mariano, date le condizioni che ha sottolineato appunto Mariano, quindi il fatto che c'è una cultura manageriale, diciamo, nella pubblica amministrazione non sempre comunque propensa alla trasformazione, partendo appunto, diciamo, da questa analisi, lei come, diciamo, esperto di smart working in una grande azienda privata, che consigli si sente di dare a una grande organizzazione pubblico o privata che sia, che voglia aprire, diciamo, un percorso di smart working? Allora, innanzitutto, proprio perché è un processo di change management, va adeguatamente committato, quindi occorre partire con un progetto che deve essere progressivo, quindi con un commitment, diciamo, apicale, e che si dimensiona nel tempo in ragione dei risultati che si vanno a registrare partendo ad esempio da un pilot. È importante poi renderlo misurabile, proprio perché abbia anche una concretezza riscontrabile, e quindi fissare dei KPI sia in termini di efficienza sia in termini proprio di obiettivi specifici di raggiungimento, che devono essere condivisi e quindi sentiti. Il discorso che faceva prima Mariano della responsabilità all'utilizzo degli strumenti è proprio una presa in carico anche, no? di questi obiettivi, che se sono condivisi effettivamente aiutano a portare a compimento il risultato finale. È importante, l'ho fatto cenno anche nell'esperienza che noi abbiamo avuto in team, fare delle survey ogni tanto, proprio per registrare in maniera sistematica quelli che sono i feedback, e quindi sottendere anche un atteggiamento di ascolto, non imporlo. Se è vero, come ho detto, che è necessario avere un commitment apicale, non deve essere imposto, ma deve essere, come dire, condiviso, no? In questo percorso di deployment. E poi un aspetto importante che sovente magari viene
viene trascurato è l'adeguatezza delle postazioni di lavoro, perché è importante che il lavoratore si senta a proprio agio su questo, non abbia delle difficoltà. Quindi se da una parte è veramente essenziale fare un percorso di accompagnamento in termini di formazione sulle tecnologie digitali, dall'altro è opportuno proprio dimensionare, magari tipizzando per tipologia di lavoratore, per tipologia di ruolo, quelle che sono le dotazioni più idonee, per mettere proprio a proprio agio le persone che abbiano una familiarità, una immediatezza nell'approcciare. E poi insieme agli obiettivi anche stimare e rendere pubblici, quindi condividere quelli che sono i benefici, no? sia in termini interni di KPI dell'azienda, ma anche verso la comunità. Penso alle, ad esempio, solo sull'ambito di Roma, nel 2017 alle oltre 300.000 ore, no, di pendolarismo che abbiamo evitato, no, su una città così difficile da questo punto di vista come Roma, e che è veramente un sollievo per tutti quanti, quindi un risultato veramente condiviso di cui essere orgoglioso. Grazie Lucio Dassì, penso che questi siano consigli che forse anche un ente pubblico, una pubblica amministrazione può assolutamente seguire. Io farei chiudere a Mariano, vorrei che Mariano facesse una raccomandazione al nuovo governo, comunque a questi nuovi 5 anni di legislatura, per non perdere quanto fatto su questo importante fronte. Prego Mariano. Grazie Federica. Allora, la prima raccomandazione è veramente una raccomandazione di base, quasi una preghiera, che è: in tanti hanno lavorato per lanciare questo percorso. Abbiamo in Italia quella che è il quadro normativo più avanzato in Europa. Abbiamo creato le basi, le opportunità per un percorso che sta avendo grandissimi risultati nel settore privato, ha svecchiato, ha contribuito a svecchiare il mercato del lavoro, l'organizzazione del lavoro nel settore privato, e che nel pubblico è un po' ai blocchi di partenza, è come una piantina che finalmente ha germogliato e che sta crescendo. Quindi il primo auspicio è lasciateci lavorare, cioè non appesantire, non snaturare, non fermare questo grande percorso di cambiamento, di civiltà quasi nel significato stesso che è il lavoro, e in particolare del lavoro nel settore pubblico, andando a snaturare vuol dire ridurlo a telelavoro, ridurlo a misura di conciliazione, perché molto di più, cioè lo smart working non è un diritto da concedere a chi ha bisogno, è proprio un modo di ripensare la relazione tra individuo e organizzazione in un clima di rispetto, di fiducia, di voglia di innovare e migliorare. Quindi il primo elemento è la forza che fa crescere lo smart working non viene da una legislazione, che come dicevo però oggi, proprio perché è una legislazione leggera, fatta di principi, estremamente avanzata, ma viene dalle energie interne. Quindi lasciate che questo cresca, non ostacoliamo. Secondo elemento, se come credo dovrà fare, il nuovo governo vorrà modernizzare l'apparato della pubblica amministrazione, ebbene deve comprendere che lo smart working è uno strumento. Si può partire dallo smart working per attuare quelle che sono delle misure fondamentali, che sono quelle legate alla digitalizzazione dei processi, ce lo siamo detto, lo smart working può dare un forte contributo anche in termini di propensione delle persone, di responsabilizzazione e managerialità, quindi cambiare il metodo di valutazione, introdurre meritocrazia, è un po', come dicevi anche tu prima, l'essenza, no, dello smart working. E infine anche di gestione del cambiamento. Lo smart working permette di fare un cambiamento radicale, ma lo presenta alle persone, lo presenta ai lavoratori in un clima positivo. Cioè non è un cambiamento che poi si impone, ma è un cambiamento su cui si coinvolge, su cui si porta a bordo facilmente le persone per creare poi una voglia di crescere, di sviluppare i propri talenti che emerge da dentro. Ecco, io credo che
per come oggi la pubblica amministrazione per le condizioni in cui è, credo che di questo momento di cambiamento positivo, di questa energia positiva, il nostro sistema pubblico abbia un urgente bisogno. Sarebbe veramente un peccato dissipare questa opportunità. Grazie, io ringrazio Mariano Corso, ringrazio Lucio Dassier e vi saluto e vi ringrazio.